Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono Rossella, c'è anche Alberto. Ciao Alberto. Allora, oggi faremo una lettura angelica, va bene? Valida a partire da oggi, domenica 9 maggio, al 16 di maggio, ok? Utilizzeremo 4 mazzi di carte, quindi due li leggerò io e due Alberto. Abbiamo le carte di Soul Coaching, abbiamo le carte delle fate, l'Arcangelo Michele e i viaggiatori sacri. Ora faremo una breve preghiera di protezione dove andremo, vedete? Ok, li abbiamo qui davanti, dove andremo a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato dell'Arcangelo Michele. Invoco la divina presenza di Dio, Dea, Onnipotente Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di Alberto, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare l'energia delle carte, vi chiedo di purificare tutta la nostra energia dentro di noi, intorno a noi, nel luogo in cui ci troviamo. Con amore vi chiedo di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e aiutateci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce e l'amore più puro e vero di Dio, Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica, guida e assistenza per me, per Alberto e tutte le persone coinvolte. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie, Maestro Gesù. È fatto, è fatto, è fatto, e così è. Allora, è uscita la carta della guarigione. Abbiamo la carta della radianza. Poi andiamo a vedere cosa vuole dire nello specifico. È uscita la terza, gioia. Ok, primo mazzo. Ora abbiamo le carte delle fate. Queste sono bellissime. Karen Kay, sono veramente molto belle, con dei messaggi molto particolari, molto belli, molto semplici, poi hanno dei colori stupendi. Poi il fiore di lotto, il mio fiore, no, in realtà è una fatina che ha delle ali che sembrano del fiore di lotto, bellissimo, guardate. Allora, anche qua la carta della guarigione, meraviglioso. Quando in due mazzi diversi esce la stessa carta, c'è un motivo superiore. Allora, abbiamo le carte della trasformazione. Ok? Ecco qua si è capovolta, se ne sono capovolte due. Andiamo a vedere. Manifestazione, guarda dentro un libro. Poi andiamo a vedere. Ora vediamo quelle di Alberto. Alberto, ti stavo di nuovo richiamando l'Arcangelo, vediamo le carte dell'Arcangelo Michele, nel senso, vabbè, ti stavo richiamando Arcangelo Michele. Vuol dire che sei connesso con l'Arcangelo Michele o che l'Arcangelo Michele ti sta messaggiando. Allora, questa è la carta. Gli angeli vegliano sui tuoi figli, nipoti, bambini, insomma. La tua casa è protetta dagli angeli, quindi sono dei messaggi importanti. Prendi le distanze da questa situazione, dice l'Arcangelo Michele. E ora abbiamo le carte dei viaggiatori sacri che io amo, sono stupende, sempre di Denise Lynn o Denise Lane, come si legge? Lin o No, Lane? Lin. Lin. Ok, reaching your destination, cioè stai arrivando alla tua destinazione o cercando la tua destinazione. No, reaching, stai arrivando, giusto? Reach, Raggiungere, Ricci. raggiungere, sì. Raggiungere, poi
Goditi il viaggio, poi andiamo a vedere, ce le descriverà Alberto. Beh, la traduzione dall'inglese è molto singolare, cioè sì, magari puoi capire il contesto in italiano, però giustamente ogni verbo ha un suo significato. Questa rifletti e ridirigi la tua energia. Ok? Adesso mandiamo immediatamente le foto ad Alberto e iniziamo con la nostra lettura. Un secondo. Poi quando Alberto sarà qua ci farà la lettura con i tarocchi, perché è bravissimo, eh? Sempre con la protezione di Michele, naturalmente. Allora, te le faccio bene così puoi leggere anche il messaggio. Ok. Allora, adesso io vi mostro, vedete le carte, sono state mischiate, ok? Adesso sono qui e ora possiamo iniziare la nostra lettura, ok? Allora, si parla di guarigione, ok? Diciamo che c'è una grande energia di guarigione, che a qualche livello ci sono delle frequenze molto più potenti nel pianeta, è possibile accedere a nuovi livelli di guarigione. Magari in questo momento stai cercando una soluzione per guarire e diciamo che gli angeli e l'arcangelo Michele ti stanno guidando verso un terapeuta, un guaritore per ricevere guarigione, perché queste energie di guarigione veramente agiscono attraverso la luce nelle tue cellule e dove c'è disarmonia riportano e ristabiliscono armonia. L'energia di guarigione è un'ottima terapia per guarire, va bene? Entrambe le carte di due mazzi diversi parlano appunto di guarigione, quindi assolutamente una metodologia di guarigione potrebbe essere questa, però gli angeli e l'arcangelo Michele ti stanno dicendo che questo è un momento in cui tu stai aumentando la tua energia scusate, vibratoria, stai elevando le tue frequenze e quindi assolutamente è il momento giusto per agire, per fare qualcosa per te stesso, per te stessa. Magari alcuni di voi si sono ammalati, è un momento molto particolare, c'è troppo stress, ci sono anche delle malattie importanti, però non scoraggiarti, cerca nuove opzioni di guarigione, va bene? Perché questo è proprio il momento propizio, cioè energeticamente è il momento giusto per seguire un percorso di guarigione. Naturalmente, oltre che la medicina tradizionale, l'invito è anche quello di fare qualcosa di alternativo. Un esempio, modificare l'alimentazione. Ne abbiamo già parlato, se non sbaglio, la settimana scorsa o 2 settimane fa. L'alimentazione è fondamentale. Fare un'alimentazione che rende il corpo alcalino. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Quando il corpo è alcalino, è meno soggetto alla malattia, ragazzi, va bene? Vi faccio un esempio: la mattina fare acqua e limone con zenzero, mangiare frutta e verdura freschi, crudi, questo, mangiare la quinoa, ci sono dei cibi altamente alcalini, che praticamente mantengono il corpo più sano, diciamo che rendere il corpo alcalino va a facilitare la guarigione nelle cellule stesse, mentre invece i cibi cotti o comunque cibi come carne, pesce, formaggio, rendono il corpo acido. Se voi non sapete che cosa vuol dire, andate a fare le ricerche su internet, perché veramente oggi, grazie a Dio, abbiamo tantissime risorse a disposizione. Quindi gli angeli vi stanno cercando, cercate nuove vie, energia di guarigione, un'alimentazione più sana, uscite all'aria aperta, se siete molto deboli, anche quei pochi minuti al giorno vicino agli alberi, vicino al mare, per respirare aria fresca. Ok, adesso grazie a Dio si può uscire di più, quindi assolutamente il consiglio è il contatto con la natura, va bene.
Poi questa carta per molti di voi sta a significare che tu sei un guaritore nato, tu hai delle grandi capacità di guarire gli altri attraverso le parole, ma anche attraverso l'energia di guarigione, hai già queste capacità, quante persone hanno l'energia vitale molto alta e sentono nelle mani l'energia come il prana e così via. Diciamo, magari potresti potenziare queste tue capacità partecipando anche a un corso di guarigione. Ragazzi, non è un caso. Vi ricordo che questo fine mese, il 29 e il 30 di maggio, ci sarà il seminario di guarigione online, cioè dal vivo con me. Sono 2 giorni. Accedere a questo nuovo livello di guarigione sicuramente vi potrebbe aiutare per avere un'energia vitale più alta e per eventualmente aiutare le altre persone. Ok? Sono delle energie vibratorie molto, molto elevate. Ok? Quindi per i guaritori ho un invito da parte mia. È un segno, secondo me, per il fatto che sono uscite queste 2 carte. Allora, radianza, è venuto il momento di irradiare la tua luce, elevando le tue vibrazioni, le tue frequenze, facendo affermazioni positive, ringraziando per ciò che hai già, ringraziando per ciò che vuoi manifestare. È venuto il momento di elevare le tue frequenze, è venuto il momento di vibrare nella frequenza dei tuoi sogni, dei tuoi obiettivi, e questa è l'energia giusta. C'è un'energia molto particolare in questa nuova settimana, bisogna approfittarne, va bene? Bisogna cavalcare l'onda, ok? Diciamo che tu sei un figlio di Dio, tu sei una figlia di Dio, tu hai la radianza del Creatore, è venuto il momento di irradiare la tua luce. Vi faccio un esempio: se devi, cioè anche nel tuo lavoro, anche nelle tue piccole cose, anche nella tua famiglia, con i tuoi amici, irradia la tua luce, esci dalla negatività, smetti di essere negativo. Vittimista, non ti serve a niente, cioè queste frequenze basse fanno ammalare il corpo. Se vogliamo più salute, gli angeli ci stanno consigliando di entrare nella gratitudine, di entrare nell'entusiasmo e nella gioia, nella gioia, ok? Molti di voi stanno facendo un grande lavoro di riallineamento, di riprogrammazione, di allineamento alla frequenza della gioia. Quando tu sei nella gioia, possono arrivare solo miracoli, solo interconnessioni di luce, di amore, di abbondanza, magari vi chiama quell'amico che non sentite da tanto tempo, magari vi capita un'opportunità di lavoro meravigliosa. Quando voi siete nella gioia, vi arriva l'ispirazione, l'intuizione, e sarete in grado di creare cose meravigliose. Quindi è venuto il momento veramente di ascoltare l'Arcangelo Michele. Va bene? Allora, abbiamo già visto l'energia di guarigione, il fatto che tu sei un guaritore, il fatto che tu sei in una fase di guarigione. Guarigione vuol dire anche trasformazione. Molti di voi stanno veramente facendo un grande lavoro di alchimia, di trasformazione, stanno trasmutando tutte le energie negative, tutti come dire, tutte le convinzioni limitanti, stanno sciogliendo i blocchi. Molti di voi stanno facendo un lavoro su di sé. Se invece tu non ti senti toccato in questo, allora l'invito da parte degli angeli è proprio quello di lavorare, di trasformare le tue emozioni, di guarire, va bene? Non ti fa bene stare nel dolore. Fino a un certo punto, alle volte molte persone devono toccare il fondo per risalire. Ecco, qua non è necessario, dice l'Arcangelo Michele, qua è necessario fare un lavoro alchemico, un lavoro di trasmutazione, ok? Diciamo che per molti di voi stanno anche avvenendo delle trasformazioni per il vostro massimo bene, potrebbero essere dei cambiamenti, magari avete un po' paura del cambiamento, non abbiate paura, il cambiamento è fondamentale e questo cambiamento è per il vostro massimo bene. Abbracciate questa grande trasformazione che sta avvenendo nella vostra vita, il meglio deve arrivare, quindi magari un trasferimento, un cambiamento di lavoro, un cambiamento interiore. Un cambiamento, magari alcune persone si sono lasciate, alcune persone magari hanno incontrato una persona nuova. Ecco, questi cambiamenti importanti nella vostra vita sono per il vostro massimo bene. E diciamo che le energie sono alte, state facendo un percorso di alchemico, vi state sintonizzando nella gioia, e questa è l'energia giusta per manifestare i vostri sogni, i vostri obiettivi. Stanno arrivando grandi manifestazioni. Questa è una cosa molto bella.
State attenti a non manifestare cose negative. Parlo per coloro che invece ancora non riescono a vibrare in queste energie, va bene? Per coloro che stanno vivendo nel dolore, nella sofferenza, anche voi siete manifestatori, ecco, è quello che vi voglio far capire. Cioè, tutti noi siamo creatori, manifestiamo la nostra realtà. Sta a noi in quale frequenza sintonizzarci, perché se noi rimaniamo in frequenze basse, in frequenze di dolore, di sofferenza, di vittimismo, di pensieri negativi, noi manifestiamo delle realtà negative. È la legge dell'attrazione, la legge della risonanza, una legge universale. Se invece noi saliamo nella frequenza, eleviamo le nostre frequenze, i nostri pensieri, le nostre azioni, le nostre emozioni, la nostra gioia, la nostra gratitudine, noi inizieremo a manifestare cose meravigliose. Quindi l'obiettivo è anche quello di sintonizzarci nella frequenza dei nostri sogni e dei nostri obiettivi, così possono arrivare miracoli infiniti nella nostra vita. Settimana scorsa è uscita la carta dei miracoli e ho ricevuto messaggi da persone che stanno manifestando miracoli nella propria vita, quindi vuol dire che molte persone stanno applicando la legge della risonanza a favore della propria manifestazione, dei propri obiettivi, ok? Alcune persone sono un po' indecise, non sanno che strada prendere, hanno 10.000 punti di domanda, non riescono a trovare risposte. Ecco che il messaggio delle fate, anche da parte dell'Arcangelo Michele, che alcune risposte potreste trovarle in un libro. Vi faccio un esempio: andate in una libreria o volete comprare a tutti i costi quel libro, però magari dite, ma costa troppo e rimandate, per dire, no? E invece no, la guida divina vi dice: compra quel libro, prendi quel libro, apri una pagina di quel libro, la risposta potrebbe essere dentro quel libro, come potreste anche sentire la risposta magari ascoltando un film o ascoltando parlare delle persone mentre state facendo una passeggiata al parco. Cioè, naturalmente, questa risposta sta arrivando, ecco, è alle porte, quindi riceverete risposta da fonti magari che neanche vi aspettate. E per piacere, una volta che ricevete la risposta, cercate di capire che quella è veramente la risposta, quindi non dubitate dei messaggi che l'universo vi sta portando, ok? Bene, io ho finito. Alberto, ora tocca a te. Eccoci. Allora, vediamo un po'. Gli angeli vegliano sui tuoi figli. Allora, guardo al volo la Sì. didascalia. Vabbè, comunque non è particolarmente importante. Sì, allora, vabbè, come dicevi giustamente tu, non devono essere per forza figli, possono essere anche nipoti e quant'altro, però insomma, tendenzialmente Certo. sono comunque figure, persone di età bassa, diciamo così. E questo è importante naturalmente perché in questa fase così particolare, ancora di transizione, c'è bisogno, insomma, che i bambini, soprattutto i bambini, i ragazzi molto giovani, siano protetti, siano seguiti perché loro sono la nostra speranza, stanno affrontando i cambiamenti molto grandi, per i quali peraltro sono ampiamente in grado, diciamo, come dire, di superare queste sfide, però naturalmente vanno protetti proprio per l'età che hanno, perché sono appunto nella fase, no, della crescita, della socializzazione, già hanno dovuto patire una serie di circostanze in questi mesi, sicuramente non belle, però questa è una carta confortante perché significa che comunque a prescindere da tutto c'è una protezione molto importante dall'alto e quindi ancora una volta cerchiamo di focalizzarci, cioè di essere nel mondo ma non del mondo, cioè sì, stiamo attenti a quello che succede intorno ma sempre con un'ottica più elevata, no? Quindi questo ci fa sentire più protagonisti, più coccolati, anche più appunto protetti, perché c'è qualcuno che ne sa più di noi, ecco, Certo. che interviene, perché appunto, lo dicevo anche la volta scorsa, no? Se uno si sofferma troppo, diciamo, sulle circostanze umane, si rischia spesso di rimanere delusi, di essere bloccati, invece quando ci si focalizza proprio su Dio, sugli angeli, sulle figure veramente maestre,
Esatto, per aiutarci, allora la cosa prende una piega decisamente diversa perché insomma sappiamo che c'è un intento prima di tutto puro, mentre le persone, non dico spesso, ma insomma non sempre la cosa è così scontata, anzi, e quindi insomma questo è un aspetto importante. E dopodiché anche il fatto che la carta successiva sia protetta dagli angeli, anche questo non è male, insomma, perché è sempre considerata una situazione un po' particolare e diciamo appunto con la crisi economica e tutto, avere un po' di protezione anche in casa, fa stare tranquilli, no? Perché chiaramente in questi momenti è inutile negarselo, c'è il pericolo anche purtroppo, diciamo, dei ladri, cioè nel senso la situazione è un po' allarmante, quindi, per carità, piuttosto magari di provvedere con allarmi e altre cose, uno si fa una bella preghiera agli angeli e credo che conti molto di più di tanti sistemi, con tutto rispetto, di anti-intrusione, perché i primi intrusi sono i pensieri, no? Quindi ne parlavo qualche giorno fa, perché purtroppo ho visto proprio poco vicino a casa mia che c'erano delle persone che tentavano di entrare in una casa in pieno giorno e io ho pensato proprio dentro di me, l'ho anche trasmesso, cerchiamo di avere pensieri positivi prima di tutto, perché se hai paura, E di almeno hai paura. pregare. Poi non è che possiamo pensare di fermare i ladri da un giorno all'altro, però Certo. è evidente che se noi lavoriamo sulla nostra energia, insomma, Assolutamente. cerchiamo di fare in modo, che questi cambino idea, ecco, che non vengano a disturbarci il sonno. Dopodiché prendi le distanze dalla situazione, insomma, anche questa è molto interessante, e c'è Michele proprio quasi in volo dall'alto, no? In Sì. arrivo provvidenziale, spada, che è una sua caratteristica, appunto il fatto di avere la spada, che ovviamente non è un'arma, non è un qualcosa che va a ledere fisicamente le persone, perché è ovvio che un angelo, soprattutto lui, non predica la vendetta, voglio dire cose cruente, ma anzi è un qualcosa che va a tagliare legami che non funzionano, no? Cordoni eterici. Quindi appunto prendere le distanze dalla situazione, ciascuno saprà ovviamente in cuor suo di cosa stiamo Certo. parlando, significa un attimino anche qui, acquisire un'ottica più elevata, cioè mi stacco un attimo prima di tutto energeticamente, dopo eventualmente anche fisicamente, anche in altri modi, e cerco di capire veramente cosa mi serve, se devo lasciare andare delle persone, se devo focalizzarmi di più su cose mie. Però appunto, come avevi detto anche tu in una delle tue tante meditazioni, tagliare le corde non è buttare via il bambino con l'acqua sporca, è togliere i legami che non funzionano, quindi di amore Assolutamente. si lasciano, cioè non è che si butta via tutto, voglio dire, è Certo. come quando uno fa, ne parliamo spesso in questi giorni, la riprogrammazione, no, su di sé, che va fatta tutti i giorni per manifestare i sogni, è ovvio che in un certo senso si fa tabula rasa perché bisogna tirare via tutte le cose che non funzionano, però poi si riprogramma, perché comunque poi qualcosa che funziona c'è, quindi si rischia, è come uno che so che ha un po' di roba in garage da buttare via, prima di buttare via tutto guarda bene cosa hai, magari c'hai un cinerio o qualcosa che invece si può tenere lì, e quindi però insomma è sicuramente questa carta indica che occorre appunto fare delle scelte diverse, lasciare andare un po' il passato, probabilmente una carta un po' legata al plesso solare, no? Che è una zona, per carità, anche il cuore, però il plesso solare se ne parla poco, è una zona che è molto sottoposta allo stress, no? Quindi delle volte uno magari per quieto vivere, per una serie di ragioni, magari accetta delle situazioni, allenta la propria luce, eccetera, e però va a finire che dopo ti becchi una serie di energie che non vanno bene, e sei un po' un burattino purtroppo di certe energie di certe persone, e questo ovviamente ti crea sentimenti di vergogna, di rabbia, non sei in tuo potere, no? E quindi questa è una carta veramente che invita a farlo finita con queste cose, perché noi abbiamo tutto il diritto di esprimerci, Certo. ovviamente con assertività, con delicatezza, però noi non dobbiamo essere vittima di nessuno, noi siamo creatori, e quindi qualunque situazione, esattamente come è nata, si può risolvere, voglio dire, non c'è niente di ineluttabile, dipende solamente da noi, dalla nostra forza di volontà e dal fatto anche di
quello che vogliamo, perché poi il plesso solare è molto legato anche alla chiarezza, appunto il sole, il giallo, no? È legato proprio a vedere le cose per come sono. Dopodiché abbiamo un bel raggiungere la destinazione, carta molto bella, con una farfalla, con un castello dentro ad una bolla, che bello. La tua luce sta brillando, insomma, sta shining bright, sarebbe brilla di un colore proprio chiaro, no? Quindi, come posso dire, mi viene in mente, vabbè, una canzone di Rihanna, che non so se sia sua, non so se te la ricordi, che dice shine bright like a diamond, una cosa del genere, no? Siamo diamanti, siamo belli come diamanti nel cielo, una roba del genere. Che bella. Non è, l'espressione non è esattamente corretta, cioè probabilmente uno scienziato avrebbe da ridire, però rende l'idea sul fatto che noi veramente siamo delle anime stupende, cioè nessuno escluso, se noi trasmutiamo dentro di noi, no? Se facciamo il processo alchemico, siamo tutti polvere di stelle, siamo tutti potenzialmente starseed, siamo tutti guaritori, portatori di luce, di sorrisi, eccetera, quindi dipende solo da noi. E questa carta, insomma, è sicuramente rincuorante, perché c'è una farfalla che prima di tutto è probabilmente in natura l'animale, la creatura che più rappresenta la trasformazione. Sì. Perché si trova ad essere da bruco a farfalla e quindi passa veramente dalla morte dello stato precedente alla nascita dello stato successivo, un cambio di forma incredibile. Sì. Io devo dire, nel mio piccolo, ogni volta che le vedo rimango sempre, a prescindere dal colore bianco, rimango sempre basito, perché è una rappresentazione di miracolo per me, proprio a tutto tondo, è un qualcosa di veramente incredibile. Sono degli angeli per me, sono dei piccoli angeli alati veramente che ti portano la gioia. E poi appunto c'è questo castello anche un po' da fiaba, tu prima parlavi, no, di leggere i libri ma anche vedere i film. A me è capitato ieri di vedere un pezzo di un film molto bello ambientato nel Medio Oriente, insomma queste terre molto affascinanti, misteriose, no, in Arabia, insomma in quei posti lì, e quindi mi dà l'idea proprio appunto, sì, una destinazione che non deve essere per forza un luogo fisico, anche qui parliamo certo di tutto da dentro di noi, no? Un cambio di prospettiva, un salto quantico, però, come dire, insomma, la luce sta procedendo, no? Si sta rischiarando, l'aura sta diventando meno pesante, si sta liberando di tante incrostature, no? Anche la ghiandola pineale si libera di calcare, di cose varie che impediscono di vedere le cose per quello che sono, no? Di avere il massimo potenziale, perché tante volte diamo troppa importanza a persone, eventi, e non vediamo le cose per quello che sono e siamo nel giudizio, cosa sbagliatissima che veramente non ci permette proprio di vedere le cose con gli occhi dell'amore, con gli occhi di Dio, appunto. Dopodiché vediamo, allora, poi parliamo di un percorso a piedi, wandering, perché ha a che fare con percorso a piedi, goditi il viaggio, c'è una bella mappa con una bussola e c'è una volpe. Questo è interessante perché, vabbè, prima di tutto io personalmente amo molto i percorsi a piedi, le camminate, e vedo che comunque ci sono tante persone che ne fanno, ma anche gente proprio che parte di notte, che si fa delle camminate incredibili, quindi una forza di volontà pazzesca, gente che va in gruppo tendenzialmente, perché è anche bello stare con gli altri. E però insomma, appunto, enjoy the journey, cioè se devi fare 30 km non stai con l'ansia, oddio quando arrivo, cioè guardati intorno, appunto sei a piedi, quindi non è che sei in macchina, quindi no, non ti puoi fermare, cioè puoi fare una pausa, puoi appunto guardarti intorno, cioè in ogni paese quante situazioni, quante vie, quante cose ci sono, dove soffermarsi, no, le infinite possibilità. E la cosa interessante è che appunto c'è una mappa, quindi la mappa ti dice bene o male dove andare, c'è una bussola, no? Quindi che ti aiuta ad orientarti, e già la settimana scorsa avevamo quella carta che ci diceva di non pensare troppo di affrontare il nord, ma soprattutto c'è la volpe. La volpe è un animale guida incredibile, a parte bellissimo, io ho avuto la fortuna una volta in vita di averne una a qualche metro e vi assicuro che è qualcosa di pazzesco. Poi anche un animale furbo, perché per carità è un animale che se hai una fattoria devi stare attento perché rischi di trovarti senza animali, però poverina, viva Dio, no?
non ce l'ha con lei, ci mancherebbe altro, ma soprattutto è un animale di solito che si presenta, almeno per quello che ho studiato io a livello di sciamanesimo, quando c'è dell'invisibilità a quel che livello dentro di noi, bisogna rendere visibili delle cose, no? È un animale furbo la volpe, no? Che salta fuori all'occorrente, diciamo così, quindi indica un po' cercare di capire, no, dove vogliamo andare a parare, utilizzare un po' la strategia, un po' la furbizia, però appunto essere visibili, essere presenti nelle situazioni, non nascondersi, cioè cercare comunque di essere un dono, di essere propositivi, di portare alla luce anche dall'inconscio cose che magari sono lì stagnanti e che vanno un attimino trasmutate anche qui, perché sennò rimangono lì, sono sempre delle linee d'ombra che non è che servono molto, no? Sono dei punti che rimangono inesplorati e non vengono appunto presentati in positivo. Possono essere piccoli episodi del passato, dei malintesi, delle cose che però se non vengono appunto risolti rimangono lì e sono comunque dei pesi, è come quando sul computer hai dei file obsoleti, porca miseria, questi ti portano via spazio, dopo il computer diventa lento e bisogna fare una pulizia, no? Quindi insomma anche questo è un messaggio sicuramente molto interessante, proprio ad essere molto, molto partecipi del viaggio, no? Di tutti i giorni. E poi, questa è interessante perché si parla di impasse, che è una parola francese che indica proprio un blocco, no? Quando si dice c'è un po' di impasse in quella situazione lì, nel senso che non riesco a capire, non riesco a venirne fuori, e dice di riflettere, di ridirigere l'energia, no? Anche qui mi viene un po' l'immagine più della bussola, un po' del navigatore GPS, quando magari cerchi un posto sperduto, ricalcolo, non senti dove andare, dici vabbè, provo da solo, oppure a questo punto rinuncio e vado da un'altra parte, nel senso è un invito forse magari a cercare situazioni un po' più semplici, non diventare matti, perché delle volte andiamo proprio a incaponirci, cioè ok, per carità, esplorare, cercare nuove strade, ma delle volte si rischia di essere anche un po' masochisti, no? A cercare a tutti i costi di fare cose strane, di essere uno schianto contrario, cerchiamo di essere anche un po' logici, un po' di logos ci vuole, no? Noi parliamo di logos healing, logos significa anche questa cosa, a usare veramente l'intelligenza a 360 gradi, testa, cuore e pancia, no? E è interessante perché c'è uno scenario sempre molto bello così di bosco, insomma di natura con un muro, chissà poi se è un muro da attraversare, un muro che consente di vedere l'orizzonte, e c'è uno scoiattolo, no, che è un altro animale super interessante, vabbè da noi magari non ce ne sono tantissimi, ne trovi di più nei paesi anglosassoni sicuramente, però è un altro animale insomma che invita dal mio punto di vista molto a godersi la vita, anche lui salta fuori ogni tanto, no? Super veloce, cerca le ghiande, no? Lo vedi e sei contento istintivamente perché porta la gioia. E ecco, quindi sì, diciamo che è un invito finale un po' a cercare di capire veramente su cosa vale la pena insistere, su cosa no. Nel senso che appunto man mano che uno procede con l'età, andando avanti con la vita, si cerca almeno, si dovrebbe cercare di essere saggi, cioè l'esperienza ti dovrebbe portare ad essere saggio, se no l'hai un po' sprecata, no? Se invece cioè gli inglesi dicono better or bitter, meglio o amaro, cioè la cosa ti ha reso migliore, sei diventato arrabbiato, deluso, frustrato, dipende da te, cioè le cose succedono per te, non succedono a te. Sta a te poi in 2 secondi fare quello shift mentale, no? Riuscire proprio a non permettere i pensieri negativi di sovrastarti. E quindi praticamente saggezza significa anche a qualche livello di capire per cosa vale la pena battagliare. Bene, questa cosa qua posso cambiarla? Sì, ok, ci provo. No, bene, ottimo, non posso cambiare, lascio andare il controllo, vado in fiducia. È tutta energia risparmiata, cioè voglio dire. Quindi cerchiamo appunto di capire questo blocco dov'è esattamente e cosa ci vuole dire, perché poi alla fine basta poco, ci si ferma un secondo, dire bene, magari sono andato col pilota automatico, sono arrivato qui in questo posto, in questa situazione un attimino appunto bloccata, nessun problema, certo mi fermo un attimo, faccio un bilancio, cerco di capire cosa non ha funzionato, cerco di tornare in me, no, in mio pieno potere. Farò altro, andrò
andrò da un'altra parte, mi consulterò con qualcuno, non è la fine del mondo assolutamente, ma questo è l'invito a rallentare, no? Cercare proprio di fare introspezione. Certo. E adesso insomma, è importante più che mai fare, direi, se vogliamo andare avanti con serenità. Bene, bene, grazie Alberto. Bene, cari ragazzi, care anime infinite, la nostra lettura si è conclusa. Volevo ricordarvi che ci occupiamo di facilitare la guarigione con le nuove frequenze di luce per chi è interessato, per chi sente la necessità di portare equilibrio nella propria vita. Queste frequenze agiscono a livello mentale, emozionale, spirituale, fisico, laddove tu hai più bisogno, ok? Ci occupiamo anche di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte oppure anche come connessione diretta. E poi per chi ha intenzione di eliminare blocchi, paure, sistemi di credenze, traumi, tutto ciò che vi sta impedendo di essere felici nel vero senso della parola, esiste Logos Healing, che è una modalità molto molto potente, che si suddivide in due fasi. Una fase va a pulire tutto ciò che non serve il vostro massimo bene. La seconda fase è la fase della riprogrammazione per riallineare la vostra parte inconscia alla vostra volontà, a ciò che voi volete essere, fare o avere, ok? Quindi proprio per iniziare proprio a sintonizzarsi nella frequenza dei propri sogni e dei propri obiettivi. È un lavoro straordinario di coaching. Potete contattarmi per chiedere maggiori informazioni o qui giù potete cliccare, ci sono tutte le informazioni disponibili, ok? Vi ricordo inoltre che il 29 e il 30 di maggio ci sarà il seminario di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce, webinar da casa, però sempre dal vivo con me, con Alberto, dove potrete imparare ad accedere a questo nuovo livello di guarigione con le nuove frequenze. E questo dono rimarrà per sempre con voi e potrete utilizzarlo per voi stessi e per facilitare la guarigione nelle altre persone. Poi vi volevo ancora ricordare che il 17 e il 18 di luglio invece ci sarà il webinar seminario per imparare a connettervi con i vostri angeli e con l'arcangelo Michele, ok? Quindi entrambi webinar seminari di due giorni meravigliosi. Bene, care anime, io vi saluto, vi abbraccio col cuore e ci sentiamo presto. Ciao Alberto! Ciao, buona settimana. Ciao.